Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Mario e oggi siamo qui tornati con Keru su Dark Souls. Come vedete, sono ritornato forma bistecca perché arrivando qui, cadendo dalle scale, sono morto. Semplicemente cercheremo in questo episodio di battere il demone capra, ma soprattutto di trovare un'umanità per tornare umani, così nei boss possiamo evocare degli alleati. Il tentativo è questo, il decimo, sesto, settimo, boh, vabbè, ormai non li conto più. Nemmeno il tempo. Vale nemmeno il tempo. Dov'è? Guarda che... No! Dov'è? Uno è morto? No, sono morti entrambi. Non è vero. Ma che cazzo? Non male, sta male. No, 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 no. No, 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 aiuto, aiuto. Corri, 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 corri. Madonna! Come mi ha preso che ero con lo scudo? Madonna, cosa ha fatto? Ero con lo scudo, ero. Le anime! Madonna! Non ho nulla, non ho. Vieni qua. No, aiuto. Madonna! Finalmente! Finalmente! Io non ce la facevo più! Non ce la facevo più! Ma perché cosa? Chiave della profondità umanità e osso del ritorno, fine. Ok ragazzi, adesso siamo arrivati qua, salendo qua da tutto. E c'è sta vecchia. Buongiorno. Sì, certo. Mario, io ti consiglio di prendere il muschio, Pro quello rosso puro. fiorito. Ok, 5 anzi, perché 5 è meglio. Adesso andiamo di qui e se non sbaglio, eccola, eccola. Qui, adesso vi faccio vedere dove siamo. Lo riconoscete sicuramente, lo riconoscete. Per chi non l'avesse capito, siamo qua. Oh Madonna, torniamo indietro. Ah vabbè, però senza chiavi della profondità non potevamo andare avanti, poi parole. Ok, allora, questa parte io non la odio, ma la borro. Ma poi con la chiave universale c'è subito il falò, tipo appena entri nelle fogne, tipo. Ma ce la fanno? Bravo. No, io volevo curarmi. Come si ammazzava il macelliere? Macelliere. Ok, ciao. Ok, dovrebbe esserci qualcosa di bello qua. Sì, ti può portare le armi al potenziamento standard di 10. Shortcut mi pare andasse direttamente nel labirinto. Let's go. Dai, Lo scudo del mosso. ragno. Ok, Cos'ha? 1142 cosa. È pazzesca sta spada. Dove era Io finita? lascio da. Dentro la sua bocca non c'era nulla. Chiave delle fogne. È un verbo incombattibile. No, è vero, se qua Cristiade. umano ti invade lo spirito. No, non questo spirito, Kirk. Lì c'è il primo blob. Quelli li odio. Ma qua, qua fanno proprio visivamente schifo. Guardali. Faccio il giro lungo. Ma il Papa? È tornato Papa Giovanni? Ma io non l'avevo vista sta porta. Ma non ci passa, si è incastrato. Ci sono dietro due toponi. Ma aspetta. Non ci credo. Oddio, questo è il pezzo pieno di topi, lo odio sto pezzo.
Guarda, li sono incastrati Ah, tutti! ma ci sono i topi. Si sono incastrati! Vabbè, questo no. Si Ti ho trovato incastrano. qualcosa. E no, aspetta, perché sono tutti lì, che mi aspettano che arrivi. Perché non venite qua così vi incastrate? E qua. No, 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 scherzavo. Madonna, questo è orribile sta No. scena, guarda, guarda lì. Adesso. Niente, è morto. Che schifo. Allora, lì so che c'è il boss, c'è il boss lì. Sì, perché si scende e poi c'è il boss. Qua si torna indietro. No, qua Si torna indietro. tipo in... No, si torna indietro l'area del boss. Eh no, è giù l'area del boss. Ah, qui è un mega labirinto. Ecco lì, che mi tengono Eh la... sì, qua ci sono solito, l'importante è che non vai giù, che ci sono le rane che ti danno la maledizione. No, non l'avevo visti, erano tutti questi. Ma Beh, però c'è un ascia possente, se non sbaglio, si chiama così. ascia grande. Si va sulle scale. C'erano un sacco di blob, me lo ridio. Sì, è lì. Ok, abbiamo trovato il falò, io direi, non so se fermarmi qua. Ah, ok, stamina 12, vita 12, tutti e due, ok, accetta. Oh, le barrette minuscole in più. Oh, madonna, cadono tutti insieme. Fartela di corsa, non lo so. Boh, a me sembra un po' autistici, sì. Ok, schivati... Ma che infami, va. Ma c'è, non c'è il falò avanti, li ammazzo ora, che sennò me li ritrovo tutti insieme dopo. Sono utili quelli perché droppano la titanite verde grande. Aspetta, Cosa? provo a tirarlo. No, no, no. Mamma mia! Clic-a-tasti! Bravo, bravo! Bravo bisteccone! A sinistra c'è un macellaio. Ecco, è caduto da nulla, eccolo. Me lo ricordavo. Lì c'è, dopo che sconfiggi quel macellaio, ti droppa in teoria il suo elmo, che semplicemente un sacco. E ti dà, cioè, c'è lì anche il piromante. L'ho avvelenato prima di ucciderlo. Qua, in una delle casse. Come ci è finito? Ecco, va bene, nel dubbio. Mentre lui parla, qua continuiamo. Svoltiamo per bene, magari si incastra. I would have been at supper without you. Been eaten alive. I started to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, Lord of the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Vabbè, concludiamola come tutte le volte, con la sua facciona così. Va bene ragazzi, questo episodio è terminato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Buonasera.